noi qua, Ventimiglia, ma comunque è una questione ormai che da anni, si parla di integrazione, di buona integrazione, tra cristiani, musulmani e altre religioni. Su che cosa si deve fondare, secondo te, la buona integrazione? Ma dobbiamo innanzitutto registrare il fallimento dei modelli di convivenza che si sono attuati in Europa, denominati multiculturalismo in Gran Bretagna, in Olanda, in Germania, in Belgio, lo chiamano assimilazionismo in Francia, ma sostanzialmente è la stessa cosa perché è un modello di convivenza che si è fondato sulla illusione che per governare una pluralità etnica, culturale, confessionale, linguistica, fosse sufficiente accordare diritti e libertà senza chiedere in cambio l'ottemperanza dei doveri, il rispetto delle regole, senza un comune collante valoriale identitario, e questo ha portato fisicamente allo smembramento del territorio con la creazione di ghetti al cui interno vivono persone che provengono prevalentemente dagli stessi paesi e che condividono la stessa religione, e sul piano sociale e sul piano giuridico ha provocato l'implosione della società proprio perché se all'interno dell'unico stato di diritto ci sono più binari giuridici, lo Stato non regge. Nel caso specifico dell'Islam, questo ha portato anche al fenomeno del radicalismo e del terrorismo islamico, perché ci troviamo di fronte ad una realtà che ci percepisce come una terra di conquista. E nel momento in cui siamo noi stessi, perché fragili dentro, perché abbiamo perso la certezza di chi siamo sul piano delle radici, della identità, della fede, dei valori, delle regole, delle leggi, se noi ci presentiamo come se fossimo una terra di nessuno, questo incentiva ancor di più questa Quando tendenza alla conquista. parli terra di nessuno, parli dell'Italia in particolare? Non solo dell'Italia, non solo dell'Italia, è una realtà diffusa in tutta Europa, è una realtà diffusa in tutta Europa. E l'Italia come la vedi in questo contesto? Migliore? L'Italia è il porto franco per questa ondata epocale di autoinvasione. Questa non è un'invasione, è In che un'autoinvasione, che senso? siamo noi a volerla, siamo noi a finanziarla. Ed è una strategia che è stata pianificata. I poteri forti che ci governano, a partire dalla grande finanza speculativa globalizzata, l'eurocrazia, governi nazionali che li rappresentano, hanno ritenuto che il tracollo demografico di cui soffre in generale l'Europa e in particolare l'Italia debba essere colmato acquisendo ondate sempre più cospicue di clandestini, di persone che arrivano senza documenti, di cui in realtà noi non sappiamo È una assolutamente nulla. strategia. È una strategia che immagina che si colmi in questo modo il vuoto demografico, Economico. In qualche modo a lunga gittata. diciamo economico fino ad un certo punto, perché è un mondo che sta facendo prevalere la finanza rispetto all'economia. Ed è una globalizzazione che sta ridistribuendo i centri produttivi e dove in generale mira a creare una umanità uniformata, omologata, all'insegna del meticciato antropologico, dove ciascuno di noi alla fine sarà ridotto a semplice strumento di produzione e di consumo della materialità. E questo c'entra anche, questo esodo di massa, comunque programmato, come tu sostieni e come sostengono in Sicuramente molti, incentivato. incentivato, cioè nulla accade per E caso, infatti, nulla accade per caso. Cioè, se soprattutto, milioni di persone si muovono
Pensiamo che solo in Grecia, la Grecia è un paese che ha 11 milioni di abitanti, solo nel 2015 in Grecia sono entrati 1 milione di clandestini. È come se in Italia ne entrassero 6 milioni. Sta producendo uno sconquasso sul piano dell'assetto sociale. Ecco, questo è un qualcosa che lo si accetta, è un qualcosa che lo si finanzia, è un qualcosa che viene considerato positivo, è un qualcosa che ci dicono che noi dobbiamo condividerlo, che dobbiamo operare con la prospettiva di una società che deve cambiare. Noi facciamo sempre meno figli, loro di figli ce ne hanno fin troppi, si spalancano le frontiere e il problema è risolto, perché si ragiona in termini quantitativi. Noi qua a Ventimiglia stiamo vivendo un problema di, appunto, di persone respinte dalla Francia e bloccate a Ventimiglia da più di 8-9 mesi. Un problema che noi sentiamo particolarmente, fino adesso sono 150 persone, per l'estate prossima con le stime dell'Europa e del Parlamento europeo si dice che arriveranno circa il doppio di migranti rispetto all'anno scorso. Ecco. A livello locale, un comune come Ventimiglia o una realtà come la Liguria, cosa si deve aspettare dall'Europa e quali soluzioni si possono prospettare? Non in centro di accoglienza, diciamo. Sì, allora, una città. Purtroppo l'amministrazione locale ha le mani legate perché non decide. Sono i prefetti che decidono. I prefetti rappresentano lo Stato, rappresentano il Ministero dell'Interno. E quindi è il governo che impone delle politiche di ridistribuzione di clandestini. Clandestino è il termine giuridicamente corretto per delle persone che arrivano sprovvisti di documenti. E io credo che questa sia una politica non soltanto sbagliata, ma una politica controproducente che inevitabilmente finirà per far implodere il razzismo in Italia. Non perché gli italiani sono razzisti, ma perché gli italiani sono discriminati. Sono discriminati nel momento in cui c'è una crescente sofferenza tra gli italiani. L'Istat ci dice che ci sono 12 milioni di italiani poveri. Se ad altri si accorda ciò che agli italiani non è concesso in termini di aiuto, pensiamo soltanto al fatto che oggi ci sono 7 milioni e mezzo di italiani che ogni giorno per sopravvivere fanno la fila alle mense dei poveri, quando a persone che arrivano senza, come dire, che si sappia nulla sulla loro reale identità, noi accordiamo un trattamento che non è riservato agli italiani in termini di alloggio, di vitto, di sigarette, di carica del cellulare. Fa parte della strategia di cui parlavi? Di disegno? Assolutamente, cioè non voglio dire, per questi clandestini i soldi ci sono sempre. Un parlamentare europeo cosa può fare? Non può fare niente. Il Parlamento europeo non conta assolutamente nulla. Il Parlamento europeo, dove sono stato per 5 anni, pur essendo l'unica istituzione europea formata da persone elette nei rispettivi paesi con il voto di preferenza, è l'istanza che conta meno, perché le proposte di legge non nascono all'interno del Parlamento europeo, ma nascono in seno alla Commissione europea, che è formata da un esercito di 40.000 burocrati che non sono eletti da nessuno, che non rispondono del loro operato a nessuno. Il Parlamento europeo vaglia queste proposte di legge, le può anche bocciare, le può emendare, le può approvare, ma l'orientamento generale viene deciso da burocrati che rispondono a dei poteri forti in cui ovviamente c'è anche il peso delle politiche nazionali e quindi del Consiglio dell'Unione Europea. Io credo che sia invece necessario che gli italiani si sveglino, che gli italiani assumano innanzitutto la consapevolezza del quadro complessivo di ciò che sta accadendo
e che si mobilitino per salvaguardare quella che è la nostra civiltà, una civiltà laica, liberale. E come fare? Allora, la consapevolezza è l'arma principale. Perché se si è consapevoli si è forti dentro. E poi bisogna in parallelo che ci si aggreghi, che ci si mobiliti attraverso dei percorsi di formazione. Ad un certo punto è necessario che si elevi la voce degli italiani, che dicano basta, noi così non ce la facciamo più ad andare avanti. Il movimento No Border, la sua opinione sul movimento No Border, questi giovani che si sono messi a difendere, loro dicono di difendere i diritti dei migranti, però molti la vedono come una strumentalizzazione di qualcuno. Lei cosa ne pensa? Sì, io personalmente questo movimento non lo conosco, ma... Sai quelli che si erano messi al confine, si erano messi accampati lì, ora si sono spostati, se ne sono andati in un altro luogo, qua diventi Milano, ma comunque sono la rappresentanza. Comunque il concetto, ecco. Il concetto, c'è una, come dire, c'è una strategia in atto che mira ad abbattere le identità nazionali e le identità localistiche, a concepire che il mondo dovrebbe essere una sorta di unica terra, dove chiunque da qualsiasi parte del mondo possa liberamente trasferirsi ovunque gli aggrada. E credo che questo sia un qualcosa di assolutamente deleterio, è un qualcosa che viola e calpesta delle civiltà, delle identità, il principio stesso della dignità della persona, che si costituisce anche attraverso ciò che è il frutto del lavoro di ciascuno di noi, sicuramente anche la memoria, le nostre tradizioni. E in ogni caso non è questa la soluzione, cioè spogliare l'Africa delle sue risorse umane migliori. Che l'Africa venga abbandonata da decine di milioni di africani, favorire l'invasione, l'autoinvasione dell'Europa da parte di milioni di africani, è un danno per l'Africa ed è un danno per l'Europa. Una soluzione che sia assennata e che sia anche cristianamente, concepibile, dovrebbe invece favorire un nostro impegno per consentire a questi giovani, perché sono giovani quelli che vengono qua, sono prevalentemente di sesso maschile, di età compresa tra i 20 e i 30 anni, consentire loro di diventare i protagonisti dello sviluppo dei propri paesi. Quello che manca a questa gente non sono le risorse, perché gli africani sono poveri, ma l'Africa è un continente ricco. Quello che manca è la formazione. Noi dobbiamo aiutarli attraverso la formazione per diventare i protagonisti dello sviluppo nei loro paesi, per diventare il ceto medio. E attraverso la presenza di un ceto medio per dar vita ad una democrazia sostanziale, che è la base che consentirà una pace autentica in quell'area del mondo e con questa nostra sponda del Mediterraneo. Chiedo ancora una cosa. Sì. In questo momento a Ventimiglia ci sono un centro migranti che accoglie chi si fa fotosegnalare e identificare. Mm. E poi c'è tutta una serie di persone che rifiutano questo, vengono aiutate dai questi No Border e non si sa bene dove vadano, non si possono controllare in nessun modo. Non può fare niente il sindaco, abbiamo detto, è legato, perché comunque è una questione di immigrazione, non compete al sindaco. Ma questa situazione prima o poi potrebbe portare a qualche cosa di grave, secondo lei? Ma uno Stato che si rispetti non dovrebbe in assoluto consentire che sul proprio territorio ci siano persone non identificate. Cioè qualsiasi cittadino è obbligato a farsi identificare, cioè è il presupposto anche della sicurezza di uno Stato. C'è stata una politica forsennata da parte delle autorità italiane che per vari anni hanno consentito